Ciao, io sono Daniele e io sono Anna. Benvenuti o bentornati nel Cigno e il Grifone. E come diciamo sempre, meglio viverlo in Medioevo piuttosto che parlarne solamente. Oggi siamo qui per continuare video sul trekking medievale. Dovevamo sperimentare lo zaino che abbiamo realizzato tempo fa, andatevelo a vedere qui, lo lasciamo in link. E niente, siamo qui per continuare questa avventura. Abbiamo caricato il nostro zaino, oggi faremo un'escursione leggermente più lunga di quelle che avete visto le altre volte. Faremo anche una piccola pausa a pranzo e intanto testeremo lo zaino, quindi come si comporta con un carico e durante una camminata, e andrò a testare anche le mie nuove scarpe, perché ho cambiato scarpe un po' più comode. E vediamo insomma come si comportano queste attrezzature. Abbiamo fatto una piccola modifica che poi vi faremo vedere successivamente allo zaino. E niente, quindi procediamo. Buona visione. Ciao! Primo appuntamento per le nostre consuete valutazioni a caldo. Allora, sicuramente oggi, visto che siamo a dicembre, è una giornata molto fredda, quindi la prima constatazione, anche se sembra palese, è il vestiario. Ovviamente noi abbiamo dei panni estivi, perché come abbiamo sempre spiegato, prettamente facciamo rievocazione l'estate, quindi questi panni non sono adatti a questi climi un po' più rigidi. Per fortuna c'è il sole che ci riscalda, perché se no comunque ci saremmo morti di freddo. Avremmo potuto portare i mantelli, ma comunque allo stesso tempo i vestiti non sarebbero stati abbastanza caldi per la temperatura bassa. Quindi sicuramente ci vogliono degli abiti invernali più pesanti, anche caldo cotone, non per forza lana, che però mantengano un po' di più la temperatura visto che fa freddo. Ora di preciso non so che temperatura ci sia, però quando vai nelle zone dove non c'è il sole senti la differenza, e fa anche un bel venticello fresco, quindi ci sta. Potete anche notare che si sta muovendo la telecamera, perché voi non lo vedete, ma è proprio di fortuna come è stata messa la telecamera. Però noi come sempre sperimentiamo, quindi questo fa parte del gioco. Altra constatazione, le scarpe che io oggi ho rubato a lui, perché le mie non sono adatte, quindi ho rubato le sue, che sono un po' più a stivaletto, e devo dire che sono migliori. Sì, si slaccia comunque continuamente, diciamo che quello è il fastidio, però come mobilità del piede sulle pietre, sul terreno morbido, trovo decisamente che sia più comodo lo stivaletto. Quindi sicuramente quando viaggiavano magari anche le donne portavano delle scarpe diverse, come già avevamo ipotizzato l'altra volta. Le mie scarpe invece, come vi ho detto all'inizio del video, sono nuove e sono, non so se riesco a farvele vedere, sono più a punta. Hanno la particolarità di essere decisamente più ferme sulla caviglia rispetto allo stivaletto che ho dato a lei, perché quello è una pelle più morbida, questa è una pelle un po' più dura. Diciamo che la parte un pochino più scomoda durante la camminata è proprio il fatto che sono a punta, quindi non riesco bene a fare forza con l'alluce, proprio con tutta la parte delle dita dei piedi, per riuscire ad avere aderenza sulle pietre bagnate. Qui adesso c'è sole perché siamo in un pianoro, sulla parte diciamo a solatio si ha una buona aderenza,
sulla parte, diciamo, un po' più umida, un po' più bagnata col fango, le dita non riescono a fare proprio tutta questa presa, quindi bisogna stare un pochino più attenti. Tutto sommato non mi lamento dell'acquisto, ho fatto un buon acquisto. Invece nel mio caso è esattamente il contrario, cioè le scarpe, queste scarpe sono molto più comode sulla terra morbida piuttosto che sulla strada o sul terriccio, comunque sulle pietre vive. Vado molto meglio sulla terra umidiccia così, perché nei giorni scorsi ha fatto un po' di acqua, giusto un po', e quindi abbiamo colto l'occasione finalmente dopo un po' di sole per venire a fare il video. Quindi ci sono tante zone bagnate, come diceva lui, fangose, e ho notato che invece nel mio caso è meglio la terra morbida, perché sono il tipo di scarpa che è così. Allora, per lo zaino ho un paio di accortezze da fare, infatti lo vedete qui, tutto legato. Abbiamo aggiunto questi, che non c'erano nel video, che sono gli spallacci, perché ovviamente la corda era troppo sottile per poter poi non dare fastidio alle spalle con il peso una volta che ci si incammina per tanto tempo. Cioè, un conto sono 2 minuti che fai la prova e un conto sono ore e ore di viaggio, e non era proprio... È stata modificata avvicinando ulteriormente gli spallacci sulla parte curva, abbiamo fatto una lingua, diciamo, biforcuta, sì, e l'abbiamo legata con della corda in tessuto naturale, ovviamente. Abbiamo fatto dei piccoli incastri, abbiamo ulteriormente fissato tutto con altra corda, proprio per evitare anche l'utilizzo della colla, quindi cercare di fare qualcosa di più veloce ma duraturo possibile. E anche perché ovviamente senza questi incastri i pezzettini di legno, essendo tondi, continuavano a slittare, e questo poi, sempre per lo stesso discorso di prima, dei carichi e dei pesi, andava sicuramente a gravare poi sulla schiena e dava enormi difficoltà nel tragitto. Quindi è sempre una sorta di esperimento continuo. Esperimenti. Adesso noi continuiamo, ci facciamo un piccolo giro su questo pianoro perché è veramente bello. Bellissimo. Tra l'altro abbiamo trovato anche una piccola area picnic dove possiamo tra un po' anche mangiare, quindi prepareremo da mangiare. Adesso cercherò un po' di... E soprattutto dietro di noi c'è l'ultima sorpresa che non sapevamo neanche noi, ma l'abbiamo scoperta con grande emozione, che vi faremo vedere, quindi rimanete con noi e non cliccate avanti. Non skippate, non andate avanti, perché noi lo sappiamo che andate avanti. A presto. Ciao.
Vedi che vuol dire essere medievali sempre? Che sicuramente non rimani senza fuoco e senza cibo. Che sennò altrimenti saremmo stati costretti a mangiarci il cibo crudo. Come gli esseri umani prima della scoperta del fuoco. Poi non so se si vede dal video, ma questa location ha una poesia tutta sua, cioè non lo so, è proprio bello qui. La temperatura, ora che si è annuvolato, comincia a essere decisamente più bassa. Io che Sì, comunque, comunque siamo in alto, sì, fa un discreto freddo. siamo a, mi pare, 624 metri sul livello del mare, che in realtà non è altissimo, ma sullo sfondo c'è il mare, quindi arriva proprio quell'ondata di umidità da giù dalla valle. Allora, siamo arrivati in pratica davanti dei ruderi. Abbiamo mangiato, ci siamo rifocillati. Siamo davanti alle rovine di quello che resta di un villaggio medievale antico. Villaggio, castello, Non lo penso so, ci hanno detto villaggio, 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 ma quindi. non lo sappiamo. È la prima volta che veniamo, non sapevamo neanche l'esistenza di questo posto che è bellissimo. E comunque le rovine sono favolose. Peccato, insomma, che il resto è stato distrutto perché qui è pieno di macerie, insomma. Quindi chissà come doveva essere quando, insomma, era ai suoi albori e splendori Visto che passati. siamo anche vestiti da medievali, dovremmo averle almeno fatto ricordare i fasti di un tempo. Sto portando appresso un ramo. Bello. Stai riprendendo? Sì, perché con la gonna si impigliano nei rami che ci sono a terra e me li porto a spasso e quindi è bello. Eccoci alle battute finali del nostro percorso e come sempre facciamo il nostro punto della situazione, i commenti a caldo e cosa abbiamo notato testando le nostre attrezzature. Sicuramente lo zaino funziona e funziona benissimo, infatti siamo molto orgogliosi perché non ha dato nessun tipo di problema durante tutto il percorso, anzi è stato perfetto, quindi lo zaino funziona e funziona bene e lo scopo del video era esattamente questo, quindi testare la capacità e se funzionava meccanicamente poi nella realtà lo zaino. Quindi questo è assodato. Poi, come conclusione a caldo, io immagino che ci voglia ovviamente un altro tipo di vestiario, femminile intendo come al solito, perché sicuramente questo che ho io non è adatto a questo tipo di escursione. Sicuramente
sia per una questione di freddo, proprio quindi come cotone ci voleva comunque qualcosa di più caldo addosso, e anche come al solito come una questione di pantaloni, perché secondo me magari anche sotto una gonna dei pantaloni loro li dovevano portare per forza, perché non puoi andare in giro solo con un intimo leggerino al di sotto della gonna, quindi non credo proprio. Come vi ha detto lei, sullo zaino è stato il top. Abbiamo praticamente aggiunto degli spallacci in cuoio, come vedete, belli larghi, e li avete già visti nella ripresa precedente, e abbiamo modificato le legature. L'altezza che abbiamo scelto durante la costruzione si è rivelata perfetta, perché si poggia esattamente sulla zona del sacro, quindi scarica tutto il peso tra le spalle e il sacro ed è fenomenale. Diciamo che anche un po' a fortuna abbiamo tentato la lunghezza degli spallacci e si sono anche loro rivelati perfetti, non mi hanno dato fastidio. Unico appunto, ma è stato un errore mio, durante il carico dello zaino, quando avvolgevo il bagaglio con le corde, avevo fatto il nodo sulla parte interna, quindi sulla parte della schiena, e questo dopo una mezz'oretta di cammino ha iniziato un po' a spingere sui reni e mi faceva un po' male. Ho approfittato di rifare la legatura mentre stavamo mangiando, perché abbiamo rimontato tutto lo zaino, insomma, ed è andato a postissimo, non ho avuto più difficoltà. Diciamo che forse l'unico difetto, se vogliamo trovarlo, è che quando ci si ferma e bisogna magari fare un pernotto o magari mangiare o qualunque altra cosa, prendere le attrezzature, va smontato completamente, quindi sciolte le corde, vista la coperta, eccetera, eccetera, e poi va rimontato nuovamente. Capo, però vabbè, insomma, perdi quel tempo necessario per fare questa cosa, ma non è proprio, non stai scappando, stai camminando, stai viaggiando, quindi metterci un giorno in più o 5 minuti in più per rilegare tutto, una volta che trovi il meccanismo diventa anche facile, insomma. Altra piccola curiosità e piccolo bonus che vogliamo lasciarvi: mentre facciamo le nostre ricerche quotidiane all'interno, insomma, di documentazioni, siti, eccetera, eccetera, abbiamo scoperto che ovviamente quando viaggiavano i pellegrini cercavano di portarsi il necessario, quindi anche un po' di cibo, perché tra una tappa e l'altra non era sempre possibile fermarsi nelle locande o comunque in posti dove potevano trovare tutto quello di cui avevano bisogno per alimentarsi. Quindi il cibo preferito ovviamente era un cibo che potesse durare nel tempo, quindi in base a quanto dovevano stare fuori si portavano cibo diverso. Voi avete visto che oggi noi abbiamo portato delle salsicce, quindi una carne fresca, in realtà perché? Perché era un'uscita di un giorno, nel senso non siamo rimasti qui, non dovevamo continuare a camminare, altrimenti avremmo dovuto portarci una carne essiccata o qualcosa tipo legumi per fare una zuppa, perché ovviamente si deperisce nel frattempo, non dura. Già la carne dalla mattina che l'abbiamo presa dal frigo a quando l'abbiamo presa poi successivamente per cuocerla era diventata calda, quindi sicuramente non durerebbe più di mezza giornata, come in questo caso non credo che arriverebbe neanche alla sera, perché è carne fresca, quindi si deperisce. E stessa cosa per i formaggi, stessa cosa per tutto il cibo che potevano portare con loro. C'erano diversi tipi di modi per conservare il cibo nel Medioevo. Se volete vi lasciamo delle informazioni molto carine, molto curiose, che abbiamo trovato su internet. E noi comunque, come sempre, continueremo a sperimentare, continueremo a fare video. Adesso ci mancano altre prove, vogliamo rimanere a dormire fuori, non so, ovviamente, visto il clima un po' freddo, le piogge e tutto il resto, se in questi mesi sarà possibile, o al massimo potremo fare un'uscita di più tempo e sperimentare ancora di più quello che abbiamo sperimentato oggi. Siamo comunque molto contenti, grazie per essere stati con noi, per le visualizzazioni, supportateci, scriveteci, commentate, tutto quanto come sempre, perché a noi ci fa tanto tanto piacere e ci serve a mandare avanti il canale. Ci supportate in questo modo favoloso, quindi grazie di cuore. E il canale sta continuando a crescere, siamo sempre più contenti di questo, siamo orgogliosi che comunque i nostri contenuti possano essere utili a voi, che vi piacciono e tutto il resto. Quindi grazie di cuore e niente, alla prossima, ciao! Ciao.